7 e quarta in questa seconda mano. Numero 77 per lui, il suo tempo è 1:54.53. Secondo con il crono di 1:58.86, terzo Gianni, quarto Giorgioni, quinto Alberto Mauri Federico e undicesima posizione per Visconti Lorenzo. Con la briglia numero 220 che realizza il crono di 1. E sempre sull'1, 52 e 03 abbiamo Simone, classe sempre 125 open, per lui il crono è di 1:55.82. Quinto Santini, sesto Battistoni, settimo Bergentini, ottavo Lombardi, decimo Dolce, undicesimo Tartarini, quindicesimo Vigiluzzi, sedicesimo Rongioni, diciassettesimo Mericoli e diciassettesimo Bertolacci. Classe 125 che realizza il turno di 2:07 e 79. Giovanni Rongioni su onda numero 297 per il di 2:07 e 1. Ecco che arriva anche da Bertolacci su sua briglia numero 297. Secondo Belletti Davide terzo, Queirolo quarto, quinto Santini quarto, sesto Mirko su Aprilia che realizza il tempo di 1:50 e 59, 1:47 e 88. Da 2, 1:53 e 32. Pierluigi con la prima numero 326. Abbiamo Basso Mario. Ultime curve anche per Bugarini Simone su Aprilia, terzo con 1:49 e 74. Tanto passa anche Dionisi, Mario, intanto aspettiamo Luciano Adami, anche per lui, e poi si riparte con le 600. Ed arriva a 15 e 83, 83 per Pistoni Angelo.
posizione per Sostoni Giulio e Davide, quindi si ripete il campionato per questa seconda gara, quinto Tognetto, sesto Gianò, settimo Tognetti, che realizza il crono di 1 43-53 e adesso Marco rimane sempre più forte. Ricordiamo appunto che la prima marcia, la prima gara della giornata, tutto per il secondo posto da Stefano Nari, seconda posizione per Campaforte, seguito da Turinga Francesco con questa seconda marcia del Suzuki del motoclub Drivers. Per la classe intanto della 600 spazio facciamo una seconda sullo Carmine con 1.43.53. Abbiamo poi quattro Lazzarin Luca, 14° Arancini Andrea, 15° Monico, 17° Benito. Tornando ai nostri piloti della NATO, abbiamo il crono di Carletta Alessandro, con Onda, 1.50.74. Tutta quella di Fabrizio Rivolini, e partiamo con la
con il crono di 1,50 e 69. L'arrivo anche Stolli Daniele, numero 796, con il crono di 44 e 86 per Stolli. Bonetti Stefano con il crono di 1,40 e 02. Questa manche, diciamolo, difficilmente si verrà a superare il crono di 1,40 e 02. Con Kawasaki, per lui questa salita è di 1,58 e 1,01 e 62 per Orselli Andrea. Seconda mancia, vincitore è Stefano Bonetti, seguito da Stefano Minari, 1,40 e 15, terzo Sarkini, diverso con 1,41 e 80. Il tempo di 1,49 e 65. Andrea con lo squarma, per lui il tempo è di 1,48 e 87. Attendiamo Marco Nicolosi da oggi. Attendiamo Paolo Ricassi. Intanto vediamo già la classifica che vede ben di noi Nicolosi. Secondo Averano, 49. 1,50 e 49. Attendiamo anche Emanuele Corona, che qua sta battendo con 785. Qua Mattia, sempre KTM, per lui il tempo di testa filiano è di 1,53. Ed ecco anche Fabio Buzzetti con la Honda 775, per lui il crono che è 2,7. Che sono la ghetto in questo momento. La carretta, la carretta, la carretta, la carretta.